Siamo al San Francesco di Luzzi, sta per partire una seduta di allenamento della formazione di Mister Paschetta. Noi parliamo con il presidente Marco Mirabelli di quello che sarà in questa settimana molto intensa. Allora, l'8 maggio c'è questa sfida importantissima contro il Cotronei. Presidente, come si sta preparando la società per questa importante gara? Sì, intanto buonasera a tutti. Noi ci stiamo preparando, come è nostra abitudine, da ormai da agosto a inizio stagione, ovvero preparando ogni dettaglio della partita. Sappiamo che questi playoff sono uno scoglio imprescindibile dall'eventuale accesso al campionato di eccellenza. Nulla, ci stiamo preparando, la squadra è motivata, i giocatori sanno di aver buttato questo campionato regalandolo al Corigliano, e adesso sono pronti a dare il massimo per rimediare agli errori che abbiamo commesso durante questo lungo e faticoso campionato. Una gara molto importante, questa che si disputerà qui al San Francesco. La Luzzese ha due risultati in virtù della migliore classifica. È stata dura risollevare il morale dei ragazzi perché è stato un finale che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai colori biancazzurri. Direi di sì, ma non tanto per diciamo sì, aver perso il campionato, ma per come si è arrivati a questa diciamo, perdita. Una squadra che ha dimostrato il proprio valore, non lo dico io, ma tutti gli attori di questo bellissimo film che è il calcio e che fanno parte quotidianamente. Ci hanno sommersi di attestati di stima e ovviamente capiscono che a volte purtroppo è così, va bene e ti va male. Noi nel giro di ritorno e nelle ultime partite purtroppo ci è andata male, adesso cercheremo di rimediare, ripeto, a questa spiacevole situazione, perché penso che la mia squadra si meriti un posto in questo campionato dell'eccellenza. È anche un fattore esterno molte volte quello che decide i campionati, quindi ci sono tante voci incontrollate, ci sono tante polemiche, a volte anche una decisione arbitrale, un tiro con il pallone che si sposta di qualche centimetro. È mancata anche forse qualcosa di queste a questa squadra, perché nel girone di andata avete fatto un campionato a parte. Sì, l'analisi che hai fatto è corretta, anche perché tu hai seguito in lungo e largo la squadra in questo campionato. All'andata andava, paradossalmente ci andava sempre bene, nel senso che ogni azione veniva finalizzata con un gol, poi siamo stati anche fortunati in altri episodi. Sul discorso degli arbitri, a questo punto, a campionato finito, preferisco sorvolare, anche perché gli arbitri possono, diciamo, determinare qualcosa a favore e a sfavore, tutto si equilibri. Forse adesso abbiamo solamente questa carenza di giocatori per questa prima finale dei playoff, con tre squalificati importanti, però ripeto, per noi non sarà sicuramente questo un alibi. Abbiamo due risultati su tre, ma a me interessa la vittoria per una serie di motivi. E poi arrivare eventualmente a questa finalissima che giocheremo dando più del massimo. Gli attestati di stima, ne parlavamo qualche secondo fa, questa Luzzese ha cambiato un po' quella che era anche l'ossatura societaria, ha cambiato l'immagine e ci sono stati tanti giocatori importanti qui al San Francesco, anche molte volte tanto pubblico, anche se obiettivamente le tribune piene ci sono state solo poche volte. Forse tutti questi investimenti andrebbero supportati anche un po' più dalla città. Guarda, io è quasi meno di un anno che sono qui a Luzzi e ho fatto un programma. Questo programma prevede sia ovviamente il salto di categoria e poi una serie di investimenti che, laddove la Luzzese riuscisse a centrare questa storica promozione, partiremo subito. Purtroppo non l'ho potuto fare perché ancora siamo qui a giocare.
l'ampliamento della tribuna di 500 posti con relativa copertura e sedioline. E questo secondo me aiuterà anche nei periodi invernali ad avvicinare più la gente, perché onestamente venire qui sotto la pioggia e non avendo nemmeno una seduta quantomeno comoda e non umida, sicuramente ha determinato anche questa, il fatto che insomma le persone non siano venute al campo. Giocare di sabato ha influito anche questo aspetto qui, ma poi alla fine, ripeto, noi cerchiamo di dare sempre segnali positivi e di costruire un qualcosa di importante qui a Luzzi, perché secondo me ci sono tutti i presupposti per fare sempre meglio. Si parla anche di una struttura che potrebbe essere una sorta di foresteria, un quartier generale del settore giovanile, quindi c'è anche questo in cantiere, non solo il San Francesco. Sì, qui a Luzzi c'è una struttura nuovissima che il comune ha realizzato con la provincia, sulla quale vogliamo creare una scuola calcio già fidelizzata con un club sportivo professionistico di Serie A e creare appunto una foresteria importante, perché Luzzi territorialmente è strategica su molti punti di vista. Riuscendo così, avendo questa struttura nuova, questo club che diciamo, ci seguirà nelle fasi di costruzione di questo nuovo vivaio, dare il via a una bella pagina del calcio anche come settore giovanile. I rapporti con le istituzioni, il comune di Luzzi è stato vicino alla squadra nel corso di questa stagione. Sì, il Comune di Luzzi è stato vicino, ringrazio il sindaco, la giunta tutta, perché in questi periodi di difficoltà ci hanno dato anche loro una grossa mano, ma ripeto, poi quando un imprenditore si avvicina al calcio deve sempre programmarsi le cose, poi io non sono un tipo che do colpa all'uno o all'altro se non si è verificato un qualcosa. Io piglio le cose che faccio quotidianamente nel lavoro con impegno e le porto a termine a prescindere. Tant'è che noi penso che siamo tra le uniche società a aver già pagato tutti i rimborsi ai giocatori con un mese di anticipo. Questo significa comunque, insomma, mantenere gli impegni. A volte ci sono anche delle voci incontrollate, però adesso io mi voglio incuneare giocando d'anticipo nel calciomercato, perché mi consta che ci sono diversi giocatori che comunque ambiscono a questa piazza. Di solito è il presidente che corteggia. Invece lei è un presidente particolare perché spesso è il presidente corteggiato. Sarà anche per questo. Guarda, questa cosa è simpatica perché quando diciamo abbiamo ruoli diversi, cioè gli altri, se così vogliamo chiamare, sono antagonisti e fanno ovviamente il loro. Poi finiti questi campionati, il più bello attestato di stima è proprio i giocatori che hanno appena vinto un campionato e allenatori che il giorno dopo i festeggiamenti ti chiamano: ma lei così, io sono disponibile, non vedo l'ora. E quindi questa è stata la cosa più simpatica. Poi Detto io ancora sto giocando veramente, gli ha specificato, non posso fare mercato noi mo. fino al 15, se tutto va bene, siamo questi e ripeto, a me inorgoglisce perché poi alla fine le persone che mi hanno conosciuto mi stimano e rispettano me, la società e la mia squadra, perché abbiamo dato sempre dimostrazione di essere una squadra umile, con tutti e educata innanzitutto. Poi ognuno in altre sedi può dire quello che vuole, ma chi mi ha conosciuto e chi ci ha conosciuto sa che è così. Allora, parliamo a questo punto però, un'incursione in quello che è l'aspetto tecnico. Questo Cotronei è la squadra che, come dice Paschetta, vi ha fatto soffrire di più e ora ve la ritrovate in questa finale secca. Non dico che c'è paura, giusto rispetto,
come ha detto sia lei che il presidente, che il tecnico Paschetta, però obiettivamente è una squadra anche con degli ottimi giocatori questo Cotrone, quindi ci vorrà una grande Luzzese. Sì, io il Cotronè l'ho sempre detto che è stata costruita questa squadra per fare i playoff e ci è arrivato, onore a loro, ma oggi a noi questo interessa ben poco perché per noi esiste solo un risultato, che sia Cotronè, che si chiami altra squadra, noi non faremo sconti a nessuno e dimostreremo il nostro valore come l'abbiamo sempre fatto. Naturalmente noi diamo l'appuntamento a tutti quanti voi, amici, di Telelibera per seguire questa importante partita e ricordiamo che al San Francesco domenica alle ore 16 ci sarà questo big match tra Luzzese e Cotronei, quindi seguirlo dal vivo sarà ancora più entusiasmante. C'è stata anche qualche voce incontrollata del presidente che ha riunito tutti in una cena, un pranzo, non so bene, non mi sono fatto raccontare, ma anche in versione motivatore il presidente Mirabelli. Sì, noi diciamo, ci troviamo una volta al mese, poi anche per distendere un po' i toni, perché si creano rapporti personali con molti giocatori che stimo molto, e ovviamente ho dovuto motivarli un po', e la cosa che mi ha colpito di più è di vedere in quegli occhi l'entusiasmo e la voglia di riprendere ciò che abbiamo lasciato. A noi mancava solamente la consapevolezza, di noi. Penso che oggi la squadra sia in forma e ci darà delle grandissime soddisfazioni, su questo ne sono sicuro. A prescindere dal risultato, proprio in conclusione, parliamo di quello che potrebbe essere il futuro. A prescindere dal risultato, ci sarà un presidente Mirabelli scatenato sul mercato con tanta voglia di fare calcio. Perché molte volte ci sono delle cordate societarie che si esauriscono nel giro di una stagione, due stagioni. Sì, ma più che scatenato è organizzato in questo senso, perché il programma è di 3 anni. Noi, centrando l'obiettivo eccellenza, io posso promettere tranquillamente ai miei tifosi che la Luzzese farà una squadra per fare un campionato di vertice anche in eccellenza e perché no, centrare e cercare di vincere anche quel campionato. Noi abbiamo le idee ben chiare, purtroppo abbiamo avuto come possiamo chiamarla? Siamo ingiambati alla fine, siamo ingiambati ma siamo pronti a rialzarci e a riprendere quel cammino che ci spetta. Appuntamento allora a questo punto, ringraziando il presidente Marco Mirabelli Grazie. e la Luzzese Calcio per l'ospitalità. Appuntamento allora domenica 8 maggio alle ore 16 qui al San Francesco di Luzzi per la sfida contro il Cotronè di Trapasso. Grazie a tutti quanti voi amici sportivi.